Salve a tutti e benvenuti in Logistics and Analytics Italia. Il case study di oggi si occuperà di un data analysis su una serie storica di terremoti recenti presenti in un sito web dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. In pratica, con Microsoft Power Query si analizzeranno e si acquisiranno questa serie di sorgenti esterni. Poi con Microsoft Excel si elaboreranno e poi con Quantum GIS se ne realizzerà una versione cartografica. Apriamo Excel e vediamo che c'è il tab Power Query e Power Pivot, che sono questi due nuovi strumenti della suite Power Business Intelligence che contiene anche Power Map. Se non avete questi strumenti, andate nel tab File, nella voce Opzioni, e poi c'è Componenti aggiuntivi, e poi c'è questa casella in cui bisogna selezionare Componenti aggiuntivi COM, premere il tasto Vai e avete la lista. Se c'è la lista e non sono stati, diciamo, selezionati, dovete mettere il segno di spunta. Se non c'è neanche la lista, vanno scaricati dal sito Microsoft, sono dei file.msi, ed installati dopo aver chiuso il pacchetto Office. È molto semplice, perché non appena si va in un qualsiasi motore di ricerca e si cerca Power Query, Power Pivot o Power Map, si trova subito il sito web della Microsoft presso il quale si può scaricare il file. Allora, iniziamo l'acquisizione di sorgenti esterni con Power Query. Sappiamo che Power Query può gestire diversi tipi di sorgenti esterni, ad esempio da un file Excel, da un file separato da virgola, XML, testo ed eccetera. Ma quello che può fare, può acquisire anche da un sito web. Noi selezioniamo, doppio clicchiamo oppure facciamo CTRL A per selezionare l'indirizzo del sito web e poi facciamo CTRL C per copiarlo. Tab Power Query, pulsante da web, si apre una piccola finestra di dialogo all'interno della quale Microsoft Power Query ci consente di incollare con CTRL V l'indirizzo del sito web. Se il motore di ricerca di Power Query troverà delle strutture tabulari, tenterà di fare delle operazioni per consentire all'utente di acquisirle e di importarle all'interno di Excel. Vedete che Power Query sta effettuando la navigazione all'interno del sito web, vedete? Istituto Nazionale Geologia e Vulcanologia, ne sta facendo un'analisi preliminare per vedere se ci sono delle entità. Ha trovato due oggetti, due strutture. Il primo è document, ce ne dà un preview vuoto, quindi non ci interessa. Il secondo oggetto addirittura è proprio la nostra tabella, è questo che ci interessa. Vedete che ci sono all'interno del preview i nostri campi relativi al terremoto. Quello che vogliamo fare, prima di acquisirli direttamente, che è una cosa che si può fare, noi ci vogliamo lavorare con Power Query, perché Power Query ha degli strumenti molto efficaci di elaborazione di sorgenti esterni. Tasto destro sull'oggetto e facciamo modifica. Power Query proprio ha la capacità di ripulire queste entità tabulari che, provenienti da un soggetto esterno, non sempre hanno le caratteristiche idonee per Excel e di sicuro non ce l'hanno per Quantum GIS, che è un programma cartografico. Vediamo ad esempio: la prima cosa che si fa di solito è di eliminare i campi che non ci interessano. Facendo clic sinistro sull'intestazione della colonna, CTRL clic sinistro, noi ad occhio eliminiamo i campi che non ci interessano. Vedete, certe volte ci sono dei campi vuoti perché c'erano degli spazi, e dopo averli selezionati possiamo togliere anche la profondità in chilometri. Ad esempio, facciamo tasto destro e rimuovi colonne. Il quesito di oggi: noi tenteremo di rappresentare graficamente questa serie tabulare e vorremmo sapere quali sono, ad esempio, i terremoti al di sopra del 2,5 grado Richter. Vedete da che cosa è composta questa tabella? È composta da un campo data, un campo ora, un campo latitudine, un campo longitudine, un campo magnitudine, un campo distretto sismico, cioè il luogo dove avviene il terremoto. Passiamo adesso all'elaborazione vera e propria. Noi ci rendiamo conto che ci sono alcuni problemi. Ad esempio, il problema più grave è che Quantum GIS desidera i gradi della latitudine, che è la distanza nord dall'equatore, scritto con un certo formato, cioè ad esempio 44,1425. E la stessa cosa avviene per la longitudine, che è la distanza dal meridiano di Greenwich, cioè 10,9103. Ma per qualche motivo, anche se nel sito web erano stati correttamente divisi con un punto,
Vedete, il motore di interpretazione di Power Query che ha fatto tutti questi passaggi automaticamente, sono dei passaggi di query, non ha interpretato correttamente e ci ha dato un generico, vedete, numero intero. Quando si acquisiscono dei dati da sorgenti esterne, sempre selezionarli e verificare se è stato associato il tipo di dato corretto. In questo caso è stato creato un numero con 6 cifre, sembra 441.425, ma questo in realtà è un dato di georeferenziazione. Quindi noi che cosa facciamo? Utilizziamo uno strumento che ci consente di riaggiungere la virgola. Selezioniamo la latitudine, CTRL e clic sinistro, facciamo una selezione multipla e andiamo proprio nel tab trasforma, credo, nel tab, no, dobbiamo andare nel tab home esattamente, in cui facciamo ad esempio, selezioniamone solo uno perché non lo vuole fare, facciamo dividi colonna in base a che cosa? A un delimitatore? No, perché il delimitatore purtroppo ci è stato tolto. In base al numero dei caratteri noi gli diremo: guarda, prendimi due caratteri da sinistra e separamele in due colonne. Praticamente ci sta separando i gradi dai minuti e secondi. Questa è una cosa che si poteva fare con Excel, ma bisognava farla con una serie di funzioni e di formule. Diciamo due caratteri prendendoli il più a sinistra possibile. Che cosa farà? Ci dirà una colonna in due colonne e ci presenterà i dati dei gradi e qui ci sono i minuti e secondi. Molto utile questa funzione. Facciamo la stessa cosa per la longitudine. La selezioniamo, facciamo dividi colonna, non in base al delimitatore perché non c'è, in base al numero dei caratteri. Si apre la relativa finestra di dialogo, facciamo due caratteri a sinistra e dividici i gradi dai minuti e secondi. Perché li dobbiamo dividere? Perché adesso li dobbiamo riunire paradossalmente, ma con un delimitatore interno. Selezioniamo le due colonne, clic sinistro, CTRL, clic sinistro, e questa volta andiamo all'interno del tab trasforma, dove, aggiungi colonna, chiedo scusa, dove c'è una funzione che si chiama merge di colonne. Questo quindi è un merging che avviene all'interno della stessa tabella, non è un merging fra tabelle diverse, quindi non vengono mescolati campi di entità diverse, ma è un merging di colonne all'interno della stessa tabella. Noi vogliamo che questo valore ritorni nel formato che c'era nel sito web, 44,1425. Merge di colonne. E questo ci dice, dopo averle selezionato, che separatore uso e io chiedo allo strumento la virgola e lo chiamo finalmente latitudine. Chiamiamolo lat, perché più piccole sono le etichette, meglio è. Ok, vedete che noi non lo notiamo, ma in realtà a destra lo strumento ha creato un campo nuovo che ha il formato corretto per i programmi cartografici. Ad esempio i gradi con due numeri, poi i minuti e secondi. Lo prendiamo, trasciniamo con il clic sinistro e lo mettiamo al posto della latitudine. A questo punto, diamogli un attimo, vedete, lat 1 e lat 2, che erano due campi, diciamo due colonne di lavoro, le possiamo selezionare, clic sinistro, CTRL, clic sinistro, e le possiamo rimuovere perché non ci servono più. Facciamo la stessa operazione con la longitudine. La longitudine la selezioniamo, clic sinistro, CTRL, clic sinistro. Vogliamo fare un merge di colonne perché vogliamo rispettare il formato cartografico dei gradi in longitudine. Separatore una virgola e lo chiamiamo long per longitudine. Ok, vediamo che un'altra volta lui ogni qualvolta aggiunge un campo lo aggiunge a destra. Se non c'è spazio purtroppo ce lo mette sotto questo pannello e noi non ci rendiamo conto che è stato creato un altro campo. Quindi queste sono piccole accortezze che bisogna utilizzare con questa suite Business Intelligence che è relativamente nuova, è stata introdotta nel 2013 ma può essere installata anche in Office 2010. Finalmente abbiamo latitudine e longitudine. I due campi di lavoro lì selezioniamo, clic sinistro, CTRL, clic sinistro, tasto destro e rimuoviamo le colonne. Abbiamo, notando, le caratteristiche di questa colonna della magnitudine, un altro problema, perché noi al programma cartografico Quantum GIS vorremmo chiedere quali sono i terremoti superiori al 2,5, ma vedete che c'è qualche problema. Qual è il problema? Il problema è che questa, colonna ha dei dati spuri, cioè c'è all'interno un numero e hanno voluto inserire una lettera. Questo ci crea dei problemi. Come prima noi dovremo dividere questa colonna, cioè estrapolando il dato testuale, poi lo cancelleremo. Selezioniamo la colonna e questa volta andiamo nel tab home,
nel tab TV di colonna, ma non in base al numero dei caratteri, perché grazie al cielo abbiamo un delimitatore, i due punti che, è fra la parte, che stanno fra la parte testuale e quella numerica, in base al delimitatore. Vedete che si equivoca perché dice ma che è la virgola? No, in realtà sono i due punti, glielo dobbiamo dire perché questi strumenti presentano una intelligenza, ma in certi casi è limitata. La virgola non è presente, quindi poteva autonomamente selezionare due punti, ma non lo fa a ogni corrispondenza, questa volta no a sinistra e a destra. Le opzioni avanzate ci fanno vedere, guarda, ad ogni corrispondenza, se io uso i due punti come delimitatore, mi vengono fuori due colonne. Ok, è questo che va bene. Perché questo che va bene? Perché verrà messo il testo in una colonna che noi possiamo chiamare a questo punto bad company, perché faremo tasto destro e la rimuoveremo. Non è ciò che ci interessa. Finalmente è rimasta soltanto la magnitudine. Doppio clic e scriviamo mag. È rimasto ancora un piccolo problema. Perché c'è un piccolo problema? Perché mentre prima il valore era decimale, se noi vediamo qui gli ha dato un numero intero. È stato trasformato un terremoto da 3,2 gradi Richter in 32, ma questo va bene perché possiamo anche lasciarlo così per non aumentare il tempo di questo video tutorial. Perché se noi vogliamo sapere i terremoti superiori a 2,5, basta chiedere a Quantum GIS, mi fai vedere i terremoti superiori a 25 e torna. Dobbiamo controllare adesso tutti i tipi delle nostre colonne prima di importare questa struttura tabulare che veniva da un sito web in Excel. Selezioniamo tipo data, la data va bene, vogliamo cambiare questa etichetta di questa colonna che è un pochino strana, togliamo UTC, UTC che è il tipo di dato dell'ora, e la chiamiamo soltanto ora, ci va bene. E è in tipo ora e va bene. Latitudine, vedete, latitudine e longitudine sono in tipo testo, a noi non ci va bene. Control click, ne selezioniamo due e gli diciamo guarda che in realtà è un numero decimale, abbiamo appena messo la virgola, per favore dacci retta. Ed ecco che viene spostato a destra. Questa è una cosa molto importante da sapere in Excel e in tutti questi strumenti. L'allineamento di un'entità all'interno della cella non è casuale. Tutte le entità che stanno a destra sono o entità numeriche, ore o date. Ciò che sta a sinistra, come vedete, è testo. Ciò che sta al centro è un valore logico. Può essere true, false, yes, no, oppure può essere un errore come division by zero. Quindi perché bisogna stare molto attenti? Perché in Excel, anche se Excel come in Word ti consente di manipolare l'allineamento delle celle, è bene non manipolarlo troppo perché l'allineamento di un'entità all'interno della cella indica qual è il tipo di dato. Per esempio, a destra sono numerici, sono ore, sono date. A sinistra è soltanto testo e al centro sono operatori logici come true, false, yes, no o gli errori division by zero. È molto importante perché chi usa Excel sa che ad esempio alcuni numeri come i numeri telefonici non sono numeri perché non vengono moltiplicati o divisi, ma sono dei testi. Quindi il numero telefonico deve stare a sinistra, il numero civico deve stare a sinistra perché è un testo. Abbiamo, diciamo, terminato, possiamo dire, il numero intero, la magnitudine. Possiamo dire che verifichiamo che il distretto sismico è effettivamente testo, noi abbiamo ripulito tutta questa sorgente esterna che proveniva dall'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, il quale l'ha strutturato non sapendo che un giorno qualcuno avrebbe acquisito questi dati con Power Query e con Excel. Prima di inserirli in Excel l'abbiamo tutto ripulito, vedete tutta la serie di operazioni di query sono all'interno di questo pannello, possono essere modificate o cancellate o spostate per controllare diciamo l'utilità e l'efficacia di quello che è stato fatto, la tabella è pronta relativamente, c'è cioè questo piccolo errore, ma faremo finta di non vederlo. Adesso tasto chiudi e carica, chiudi e carica. Con questo comando viene portata la tabella all'interno di Excel. Io direi che questo è un buon momento per chiudere il primo video e ci vediamo al secondo video di questa serie.